Nuova prestazione ai limiti dell'impeccabile per l'Arcanatese, che surclassa la Vastese ben al di là del 3-1 finale. Gara oggettivamente dominata dai giallorossi e mai in discussione, e che certifica uno stato di forma eccellente e quasi una naturalezza nel produrre un gioco redditizio, fatturando una media di una dozzina di palle gol a partita. Hanno potuto ben poco gli abruzzesi, che in aggiunta ci hanno messo del loro, regalando la prima rete e mostrando evidenti crepe difensive ad un centrocampo che ha stentato maledettamente a costruire qualcosa. Morale del discorso, sostanzialmente un monologo, con il solito Sbaffa a dirigere l'orchestra, Raparo a guidare il reparto nevralgico, mentre in difesa Pacciardi e Ferrante non hanno concesso nulla. Molto bravi anche i due giovanissimi esterni, somme capitani, e dunque i forfè di Senigallese e Quacquarelli non si sono minimamente avvertiti. La cronaca partenza subito lanciata dei padroni di casa, su assist di Gomez, Minella cerca subito l'angolino, ma è davvero prodigioso di Rienzo a deviare in corner. Pochi secondi ed arriva il vantaggio, sbaglia tutto di Allò, Minella appoggia per Sbaffo che vede il portiere fuori dai pali e lo uccella di giustezza. Non c'è la minima reazione da parte ospite, la Recanatese controlla e torna a farsi viva al 33esimo con un'azione personale dell'ottimo Minicucci che ignora Gomez, stringe al centro ma sparacchia alto. Il tempo si chiude ancora con la Recanatese insidiosa, con Sbaffo che approfitta dell'ennesima impasse difensiva biancorossa, ma stavolta non trova il tempo e gli spazi giusti per la conclusione. Riprese, subito al quarto arriva il raddoppio, Gomez lavora un buon pallone, serve Raparo che si costruisce un gran tiro che trova l'angolino lontano per un gol davvero da manuale. Non c'è proprio storia, 13esimo, Sbaffo si fa largo sulla destra, rimette al centro un cross alla sotterra, sul quale Minella non ci arriva di un soffio, forse anche spinto da un avversario. La gara, ammesso che non fosse già chiusa, viene archiviata definitivamente da Minicucci che fugge sulla fascia, rincorso dalle noci e trova il diagonale giusto per il 3-0. Non paghi, i giallorossi insistono. Pallone con il contagiri di Sbaffo per Defendi che in precaria coordinazione e pressato da un paio di difensori non riesce a concludere efficacemente. 24esimo, Raparo tutto solo sfiora l'incrocio dei pali e la sua personalissima doppietta. La Vastese batte un colpo al 32esimo con Alessandro che accorcia le distanze approfittando dell'unico contrasto perso da Raparo in tutta la partita. 3-1 finale.